Buongiorno da Corriere di Sciacca, oggi è venerdì 16 febbraio. Comincia oggi il lungo weekend del Carnevale di Sciacca che proseguirà fino a domenica 18 febbraio. La festa ha già avuto un prologo martedì scorso, da quel giorno sulle bacheche dei social, come avveniva una volta nei bar, tutto un brulicare di commenti sulla manifestazione che si svolge nel quartiere Perriere che tanti vorrebbero riportare in centro storico. Ci sarà tempo per parlarne. Da oggi, dalle ore 16 fino a domenica, sono previste sfilate di carri allegorici e intrattenimento vario nel villaggio allestito dalla Futuris nel viale Allende. Due ragazze di Ravalusa, entrambe minorenni, sono indagate per lesioni aggravate nell'ambito delle indagini volte a ricostruire quanto è accaduto a Ravalusa durante i festeggiamenti del Carnevale. Una ragazza di 16 anni, originaria di Campobello di Licata, è stata aggredita durante una lite tra coetanei scaturita da futili motivi. È stata raggiunta da diverse coltellate al volto, ad una spalla e alla schiena che hanno richiesto 35 punti di sutura. Nel giorno in cui è arrivata la buona notizia del via libera provvisorio del Dipartimento Prevenzione dell'ASP al prelievo delle acque invasate nel lago Arancio, i produttori agricoli e gli allevatori dei territori del Belice, che dallo scorso 5 febbraio fanno un presidio permanente in contrada Gulfa, sono stati raggiunti da un gruppo di armatori e pescatori della flotta peschereccia di Sciacca. Quest'ultimi hanno voluto manifestare pubblicamente il loro sostegno. Il consigliere comunale di Sciacca Giuseppe Catanzaro aderisce alla Democrazia Cristiana. Salgono così a sei rappresentanti del partito di Cuffaro all'interno della Sala Falcone Borsellino. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa durante la quale Catanzaro spiegherà i motivi della sua scelta. L'azienda Sacenza e Campodoro è stata selezionata da Forbes Italia, la rivista di economia, imprenditoria e finanza prestigiosa nel mondo, come una fra le migliori 100 eccellenze italiane che producono Made in Italy nel nostro paese. Per l'azienda guidata da Paolo Licata, apprezzata in tutto il mondo per la produzione e la commercializzazione di conserve e specialità tipiche siciliane, è un ennesimo riconoscimento di grande prestigio. La Roccoforte Hotels annuncia il lancio di nuove ville nell'area del Verdura Resort di Sciacca. Le prime residenze brandizzate sono frutto della collaborazione con lo studio di architettura albanese. Le ville sono disponibili in soluzioni da 3 a 7 camere da letto. Gli acquirenti possono affittare la propria villa nei periodi in cui non la utilizzano, assicurandosi così il valore aggiunto di un ritorno sull'investimento. Il prezzo parte da 3 milioni di euro a villa. È tutto per questa mattina, grazie, restate con noi, buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.